questo intervento, l'intervento introduttivo, l'avvocato Olgiati, l'avvocato Rovetta, la dottoressa Mungo e il dottor Greganti, tendiamo un attimo a affrontare la tematica della disciplina del lavoro nell'ambito dei fattori per la misurazione dei rating ESG. Una strategia di sostenibilità necessita di un lavoro di programmazione, conoscenza dell'ambito aziendale del tuo business, di controllo di tutto il processo e di inserimento di quella che è l'elemento della sostenibilità nell'ambito dell'azienda. Avere un ambiente, quello che chiamo io, che deve essere motivante, inclusivo e premiante ovviamente con le competenze. Si pone quindi il problema della valutazione di questi fattori, quindi come valutare come sostenibile il fattore ESG. Questo vale ovviamente anche per i criteri cosiddetti social che fanno capo al fattore S, che sono quelli di nostro interesse perché sono connessi con le questioni giuslavoristiche. Va subito detto che non è facile esprimere un giudizio di sostenibilità perché le questioni impattate sono molteplici e perché non è facile individuare dei criteri oggettivi. Diciamo che le questioni che ruotano attorno ai fattori, al fattore S, sono sostanzialmente date dal rispetto dei principi di diritto internazionale applicati al contesto lavorativo. Nella slide che vedete sono state elencate 8 convenzioni OIL di rilievo. Di rilievo perché? Perché sono prese come riferimento nel sistema di valutazione della sostenibilità che noi abbiamo esaminato, che è il sistema GRI. Ma che cos'è la social responsibility? Può essere definita in molti modi, ma il significato è sempre lo stesso. Dovere di collaborazione tra singoli individui all'interno di una società o nell'ambito di una determinata collettività per tutelare il bene comune e proteggere il capitale umano, garantendo condizioni di benessere equamente distribuite per classi sociali e generi. Quindi dovere di collaborazione tra singoli dipendenti e tra dipendenti e datore di lavoro per creare benessere all'interno dell'azienda. Quando parlo di benessere in termini anche fisico-mentali del singolo individuo. E questo perché? Perché sono presupposti necessari per ottenere il seguente risultato: aumento della produttività e competitività aziendali attraverso anche la riduzione dei costi. Sul concetto di CSR, intesa come business profittevole ma rispettoso delle leggi, dell'etica e a supporto della società e con particolare attenzione agli stakeholders a cui ha già fatto cenno prima l'avvocato Provera. Gli stakeholders infatti siamo tutti noi, sono coloro che sono portatori di interesse. La finanza è sicuramente lo strumento che la Commissione europea ha scelto e sta spingendo in modo importante per convogliare i capitali degli investitori istituzionali, pensiamo ai fondi pensione, ai grandi fondi pensione, agli asset manager, agli operatori assicurativi, agli operatori finanziari, per cercare proprio di convogliare i capitali e gli investimenti verso le imprese sostenibili. Il concetto di successo sostenibile, perché questo concetto è stato introdotto per la prima volta in modo così chiaro e granitico da questo nuovo codice. Questo codice è quello che è nato nel 1999, che tutti conosciamo come codice Preda, che poi è diventato il codice di autodisciplina delle società quotate, e oggi già nel nome Corporate Governance ci dice chiaramente che cosa va a presidiare. Il consiglio di amministrazione, quindi la società, attraverso il suo consiglio di amministrazione guida l'attività dell'impresa perseguendo un successo sostenibile. Ecco, questo è sicuramente una rivoluzione copernicana. Il concetto di sostenibilità deve necessariamente ricomprendere al suo interno anche un tema legato alla coscienza di quello che accade intorno e anche proprio di coscienza di se stessi. La consapevolezza è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter parlare di sostenibilità. La sostenibilità è un po' come la leadership.
te la danno gli altri, non sei tu che decidi di avere leadership, no? Devi fare una serie di azioni tali per cui poi gli altri, tutti gli stakeholder, ti riconoscono una sostenibilità.